Use Law, avvocati in radio. Qui Use Law Web Radio, siete in compagnia della radio dell'avvocatura. È il 22 dicembre 2022 e stiamo per partire. Scarica la nostra app Use Law Web Radio per Apple e Android. Giovedì 22 dicembre, sono le 9 di mattina, siamo in prossimità del Natale. Io, Milena Miranda dagli studi virtuali di Napoli, con me Ornella Sala in regia, ed è questa la nostra Svegliati Avvocatura pre-natalizia. Io nel frattempo colgo l'occasione comunque di fare gli auguri a tutti, ma prima di dare gli auguri, insomma di fare questo saluto, vi invito ad ascoltare l'intervista di Angelo Marzo all'avvocato Roberto Rizzo. L'amministratore di condominio deve indicare i nominativi e deve indicare anche i millesimi di ogni proprietà a chi ne ha diritto. Ascoltiamolo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno all'amico e collega Roberto Rizzo. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Roberto, oggi parliamo dell'obbligo dell'amministratore alla tenuta dell'anagrafe condominiale e quindi alla necessità che sia, che debba comunicare i nominativi dei millesimi di proprietà a richiesta di chi ne ha diritto e quindi in particolar modo credo i fornitori, no? Esattamente, sì Angelo, questa questione che hai evidenziato, nei termini che hai evidenziato, è particolarmente rilevante e riguarda l'individuazione del soggetto legittimato passivamente a stare in giudizio nell'ipotesi in cui, appunto, come dicevi tu, il creditore, fornitore insoddisfatto del condominio che abbia eseguito la prestazione in favore dell'ente di gestione e non sia stato pagato agisca per ottenere ovviamente la lista dei morosi e quindi intraprendere la relativa azione esecutiva. In particolare, la domanda che ci poniamo è: chi deve essere correttamente convenuto in giudizio? Cioè il condominio in persona del suo legale rappresentante pro tempore o l'amministratore in proprio? Chiaramente questa è la questione dibattuta che ha rilevanza enorme, non solo ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ma anche per individuare il soggetto al quale richiedere, in caso di eventuale inadempimento, un conseguente risarcimento danni. Questa questione, nei termini che abbiamo evidenziato, recentemente è stata affrontata dal Tribunale di Civitavecchia con un'ordinanza, peraltro molto succinta, a seguito di un procedimento 702 bis CPC, solo 5 pagine, un'ordinanza del 4 novembre 2022. Perché faccio questa precisazione? Perché, come poi vedremo più avanti, non è dato comprendere la natura del credito, cioè si parla genericamente di un fornitore non soddisfatto del condominio e questa questione ha una sua rilevanza. Quindi andiamo con ordine, lo vedremo dopo perché allora, questo fornitore che non era pagato, non era stato interamente pagato al condominio e aveva già per questo ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, con un ricorso, come diciamo, ex articolo 702 bis CPC, conveniva innanzi al Tribunale di Civitavecchia il condominio e solidalmente anche l'amministratore in proprio, chiedendo che venisse accertato l'obbligo dei convenuti alla consegna dell'elenco dei nominativi dei morosi, completi non solo delle generalità fiscali, ma anche delle quote millesimali a carico di ciascuno, in relazione appunto a quello che è il credito vantato ed esposto nel titolo, nel monitorio, che come dicevamo non era stato posto e che quindi era divenuto esecutivo. Chiedeva altresì il fornitore la condanna dei resistenti, o meglio dei convenuti, al pagamento di una penale pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Veniva esperito negativamente il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione sia dell'amministratore in proprio sia del condominio e il Tribunale di Civitavecchia, con quell'ordinanza che dicevamo così succinta, così stringata il 4 novembre dell'ultimo scorso, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore, vedremo poi perché parzialmente. Secondo il Tribunale di Civitavecchia la questione va inquadrata leggendo in combinato disposto due articoli che sono quelli che governano
squisitamente giuridico la materia, cioè 1130 numero 6 del codice civile, ai sensi del quale l'amministratore deve, ha l'obbligo di curare la tenuta del registro condominiale, la quale contiene non solo le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di materiali personali di godimento, ma evidentemente anche i titoli sulla base dei quali detengono gli immobili. Appunto è l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, dal quale si ricava che l'amministratore deve comunicare ai creditori ancora non soddisfatti che ne abbiano fatta preventiva richiesta i dati dei condomini morosi. Quindi questo è il quadro normativo di riferimento. Ora, naturalmente, lo diciamo perché è chiaro che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati di regola con i pagamenti se non hanno preventivamente escluso gentilmente i condomini ancora morosi. Ora, secondo la lettura di queste, che dà noi ci interessa, questo giudizio di attribuzione sommaria delle carte processuali, da questa lettura si ricavano alcuni. Allora, innanzitutto la richiesta del creditore di ottenere non solo i dati anagrafici, ma anche chiaramente dei morosi, non credo, ma anche l'indicazione dei valori millesimali delle rispettive società, deve essere ritenuta legittima. E perché ricompresa espressamente nell'ambito di operatività dell'articolo, in quanto pur ben potendo il settore di esercizio anche le cose millesimali dei singoli, la combinazione dei millesimi è comunque strumentale per garantire evidentemente il buon esito delle azioni esecutive. E su questo ci sono anche dei precedenti. Quindi, in accoglimento sul punto della richiesta di parte attrice, l'obbligo posto a carico, adesso vedremo di chi, può ritenersi, l'obbligo intendo quello di comunicare i nominativi completi dei millesimi dei morosi, può ritenersi soddisfatto pienamente soltanto se vengono comunicate le generalità dei condomini non in regola, le quote millesimali e l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione effettuata sulla base della relativa tabella da parte dell'amministratore. Da questo punto di vista, quindi, secondo il Tribunale, l'onere probatorio dell'attore è stato pienamente assolto, perché l'attore ha fornito sia la prova del credito, in quanto al 702 bis lui ha allegato il decreto aggiuntivo che non era stato opposto e che era passato giudicato documentalmente provato, sia dimostrando di avere già preventivamente richiesto le informazioni che ora chiede al Tribunale di Civitavecchia, finché ne sia accertato l'obbligo di fornirgliele, appunto, sia al precedente amministratore sia a quello attualmente convenuto in giudizio, che nel frattempo era cambiato, ed ambedue erano rimasti sostanzialmente inerti. La questione, e qui entriamo nel merito, non sussiste ad cioè nell'obbligo in questione, quindi di comunicazione, però secondo il Tribunale di Civitavecchia, non sussiste in capo all'amministratore in proprio, ma in capo al condominio, e quindi da questo punto di vista viene sconfessata la richiesta dell'attore, il quale aveva chiesto l'accertamento della responsabilità solidale. Sussiste in capo al condominio come ente di gestione sulla base del rapporto contrattuale che lega il condominio all'amministratore, cioè il mandato con rappresentanti. In altre parole, le obbligazioni assunte e più in generale gli effetti degli atti compiuti o delle eventuali omissioni in cui incorre l'amministratore ricadono direttamente in virtù della rappresentanza connessa al mandato sul condominio e quindi sui singoli condomini. Sarà poi che ovviamente ne dovranno rispondere nei confronti dei terzi, saranno poi i condomini, ma questo è un fatto interno, ad agire nei confronti dell'amministratore per eventuale inadempimento nel caso dei danni, quando quest'ultimo come mandatario sarà tenuto a rendere il conto superato. Quindi è chiaro che su questo punto, ad avviso del Tribunale, proprio per la lettura del commiato disposto delle norme, non può trovare accoglimento la domanda della parte attrice, che invece aveva chiesto la condanna solidale, no, del condominio e dell'amministratore. Rimane quindi radicato in capo al condominio l'obbligo di fornire l'ente di gestione. Naturalmente attraverso la persona dell'amministratore evidentemente non potrebbe essere altrimenti, però non è possibile ipotizzare in caso di ritardo o di mancata consegna, secondo il Tribunale, una responsabilità diretta e personale dell'amministratore, ma in questo caso la responsabilità sarebbe solo sussidiaria. Posso dirti che il Tribunale invece ha un'idea diversa? Sì, ma infatti, ci sono, io stesso ho dei, diciamo, ho dei dubbi, ma adesso esprimo le mie perplessità, termino soltanto dicendo così chiudiamo la vicenda processuale. Il giudizio si conclude evidentemente anche con l'accoglimento dell'istanza dell'attore,
volta a ottenere la condanna al pagamento di una penale che però viene determinata nella misura del 50%. Ora, detto questo, io stesso su questa pronuncia, aderendo a quelle che sono le tue perplessità, sebbene ci sia un orientamento di merito consolidato, no, dal punto di vista squisitamente giuridico, ci sono diverse pronunce, da ultimo mi viene in mente col fratello di Palermo, ma ce ne sono tantissime che individuano nel condominio il soggetto obbligato alla consegna delle liste dei morosi, è solo di riflesso in via sussidiaria o di rivalsa, come vogliamo dire, l'amministratore eventualmente inadempiente. Il problema qual è? Ma questo, io sono, devo essere sincero, è una osservazione che io faccio mia, riprendo la formulata, una persona che in materia è un'autorità, il dottor Francesco Schena, che ovviamente tutti conosciamo. Cioè, contabilmente è un'operazione molto difficile sulla base della natura del credito azionato. Cioè, dal punto esclusivamente contabile, laddove il credito vantato dal fornitore insoddisfatto ha una natura ordinaria, cioè si tratta di una, quindi diciamo per esempio una manutenzione semestrale di un ascensore appostata quindi in bilancio preventivo e quindi sia sostanzialmente una spesa preventivata e ordinaria, risulta molto difficile individuare contabilmente, tecnicamente, l'inadempiente con la rispettiva quota millesimale di riferimento. Diversa è la questione l'ipotesi in cui si tratti di una spesa straordinaria, cioè non appostata in bilancio, perché in questo caso, potendo essere gestita separatamente, no, è più semplice individuare i condomini morosi e le rispettive quote millesimali. Quindi questa è la perplessità, la perplessità maggiore che io ho osservato e ho ripreso, faccio mia, rispetto alla quale naturalmente come sempre rimango in attesa di verificare il giudizio anche tu. Sì, assolutamente. Ma non può essere, non può che essere positivo rispetto alle tue, voglio dire, perplessità, poi se saranno confermate, però comunque è un giudizio che è importante, perché se no non saremmo qui a fare gli avvocati, non faremmo altro. Certamente, concordo con te. Bene, Roberto, grazie ancora e una buona giornata a te. Grazie a te, grazie a te, buon lavoro. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. E come per ogni puntata, io vi lascio con una frase, in verità trovata sul web, quindi non saprei attribuirla. Nel frattempo vi lascio davvero davvero un augurio per passare un ottimo Natale, sereno, tranquillo, come più vi aggrada, e ancora meglio un ottimo proprio principio di anno. Quindi buona fine, buon principio, buon Natale, e non prendertela sempre per ogni cosa. Impara a passarci sopra e a pensare a te stesso, perché non tutti ti vogliono bene, non a tutti importa come realmente stai, e non tutti meritano il tuo pensiero. E svegliati, avvocatura! Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.